Buongiorno a tutti, cari ragazzi, e dite voi, ma Berna, che sta succedendo? Oggi funziona così, è un video particolare perché è un video in cui si uniscono, si fondono due canali, è una cooperazione, collaborazione tra il nostro canale e il co-sharing, co-sharing tra Framework of Despair e True Colors. State con noi e adesso vi passiamo la parola a Riccardo. Vuoi dire qualche cosa? C'è la sigla? La sigla già è stata fatta. Santi di state con noi. Argomenti bollenti. Bollenti e interessanti. Vai. Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Prima di entrare nel cuore del tema, voglio farvi un piccolo annuncio. Dopo questo che state vedendo, appunto, il canale andrà in vacanza per un po' di giorni, non so ancora bene quanti. Questo perché tra chi è al mare, tra chi è in vacanza e tra chi magari non ha voglia di collegarsi per il caldo, come ogni estate, sicuramente i video saranno meno visualizzati. Ma ho voluto anticipare questa collaborazione. Non collaborazione, scusate, questa richiesta per fare una collaborazione con un canale che voglio supportare e che ha presentato il video. Introdurremo uno dei temi che mi sono stati richiesti nella ICOLU, nella fattispecie quello di Jessica, di cui troverete il canale delle info. Parleremo di bullismo. Occorre sottolineare che ho scelto di affrontare questo argomento con Francesco e Rosario in quanto il loro è il punto di vista di due insegnanti, una professione che io stimo ed ammiro al punto tale però di non averla voluta intraprendere e lasciare il timone a persone un pochino più coraggiose. Lo sono per mille altri versi, ma non per questo. Come vi ho accennato in altri video, anch'io sono stato vittima di bullismo e faccio questo video per raccontare, per fortuna brevemente, le mie esperienze e lanciare un messaggio, soprattutto in un'era in cui gli adolescenti si affacciano al web molto prima di quando lo ero io e sicuramente anche di quando lo erano Francesco e Rosario. Bene, sì Riccardo, il tema del bullismo è un tema veramente attuale, molto forte, specialmente nella scuola, cioè proprio è protagonista la scuola di questi di ciò. Dove c'è da dire però che molto spesso si manifesta anche in maniera inconscia ed inconsapevole, ovvero le stesse persone che praticano, tra virgolette, il bullismo o le persone che lo subiscono non sanno di ritrovarsi all'interno di questo status. Non è un argomento facile da trattare e specialmente oggi con le nuove tecnologie, appunto, come dicevi te, il cyberbullismo, è molto più facile attaccare dei ragazzi, delle persone inconsapevolmente pensando di scherzare con loro e invece colpendole, tra virgolette, molto 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 seriamente. Perché ciò che può essere un gioco ben accetto la prima volta da chi lo fa verso un soggetto o dal soggetto che lo riceve può diventare poi un qualcosa di pesante. Ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza? Mi ritengo una persona abbastanza fortunata, tutto sommato, sul fronte bullismo, perché per il percorso della scuola primaria ho avuto la fortuna di trovare un corpo insegnanti e una classe di bambini e di insegnanti meravigliosi che mi hanno fatto sentire amato, coccolato, forse addirittura un po' viziato. E a parte dei piccoli bisticci da bambini, non posso dire di aver subito la benché minima ombra di bullismo. Ho ragione di credere che il vero bullismo sia partito in seconda media, quando evidentemente la mia omosessualità ha iniziato a premere per venire fuori, ma io non mi chiedevo se fossi gay. Non me lo chiedevo semplicemente perché non mi ponevo il problema.
non mi ponevo il problema perché per me voler bene era normale e non era ancora arrivato il tempo dell'amore. Però evidentemente i miei atteggiamenti hanno insospettito perché ci sono stati dei compagni che mi hanno, fra molte virgolette, accusato di volermi sposare con un compagno maschio e giustamente la cosa mi ha messo in difficoltà perché io vengo da una famiglia omofoba e come molti altri ragazzi, uomini come me, sono stato omofobo. E ho negato fortemente il sospetto di questi ragazzini di 12-13 anni che io mi volessi sposare con questo ragazzino. Devo dire che questa esperienza era veramente toccante e ascoltandoti mi sono reso conto di come veramente... È quello che sostanzialmente accade Ed è accaduto anche a noi. tra i banchi di scuola, voglio dire, anche a noi al tempo, voglio dire, perlomeno parlo della mia esperienza, anche io ho subito questa sorta di bullismo velato, che all'epoca magari non veniva nemmeno identificato come bullismo. No, io sono stato... Venivamo presi di mira, venivamo presi in giro, appunto perché, come diceva Riccardo, non si identificava ancora, no? La parte dell'affetto con quello che poteva essere la parte dell'amore. No, io comunque dalla seconda elementare ho cominciato ad avere proprio ero bombardato dai ragazzini, dai E poi sono quelle maschi cose che più cerchi di che nascondere, più gli altri si continuavano sempre, sempre, accorgono, sempre, sempre, sempre a sfotterti ogni 2 secondi, cioè prenderti proprio in giro. prenderti in giro, ma per noi era napoletano sfotterti, quindi insomma. Più le nascondi e più gli altri se ne accorgono. Voci, però a quanto pare sono andate avanti perché c'è stato un giorno in cui un gruppo nutrito di femminucce della mia classe, non tutte per fortuna, qualcuna addirittura non ha preso posizione, si è messa d'accordo per fabbricare delle finte cartacce. Perché questo? Perché io ero al primo banco e per andare a buttare queste cartacce avrebbero dovuto necessariamente passarmi davanti. Hanno deciso di fare il tutto sculettando più volte per poi guardarmi con l'aria arrabbiata e dirmi una frase che cambierò per renderla più family friendly e che era questa: Riccardo, smetti di guardarmi il sedere. Alle superiori, per invidia nei confronti dei buoni voti che io non senza una certa fatica ricevevo, alcune persone, oltre ad essersi lamentate espressamente con gli insegnanti, che ovviamente non li hanno appoggiati per fortuna, mi hanno chiesto di inviare un SMS perché quando io andavo alle superiori all'inizio non c'era WhatsApp. Gli SMS costavano 15 centesimi e io mi ritrovai con 1,50 euro in meno di credito nel cellulare. Avendo ascoltato l'esperienza di Riccardo, significativa nel campo del bullismo, ovvero dell'antico bullismo, perché oggi comunque il bullismo ha assunto una sostanza molto più subdola e sottile. Leghiamo di mezzo quello che è il bullismo a sfondo omofobo, di cui anche noi siamo stati oggetti, e grazie a Dio siamo ancora qui oggi a poterne parlare, perché ne siamo usciti. Il bullismo oggi è molto più sottile, si parla di cyberbullismo, laddove i ragazzini inconsci usano il mezzo elettronico per riprendersi, per dire stupidaggini, per riprendere la bravata di uno di loro, o per riprendere un gesto fatto semplicemente da qualcuno che vuole essere accettato dal gruppo, e quindi fatto per far ridere. Ovviamente questa cosa poi viene lanciata in rete, diventa virale, e la persona che era oggetta di quel video diventa invece oggetto di scherno, e ciò che era partito invece come un gesto di puro divertimento diventa invece un qualcosa di pesante da subire e da masticare. Il soggetto che da prima aveva cercato di entrare a far parte del gruppo dei pari, no? Essere accettato dal gruppo, invece si trova a dover subire le risate, i messaggi, i commenti negativi di un gruppo di ragazzini contro quello che è stato il suo comportamento, che era, ripeto, un comportamento semplicemente dettato dal fatto di voler essere accettato dal gruppo dei pari, di essere
voluto bene, perché molto spesso di fondo il comportamento di questi ragazzini rasenta la mancanza d'affetto, la mancanza d'accettazione di se stesso, e sì, quindi poi chi lo subisce sulla sua pelle lo subisce in maniera molto forte. Stiamo parlando comunque, senza fare nomi e cognomi, ma di episodi che veramente ci sono capitati in classe, ma si vivono tutti i giorni. Abbiamo dovuto lottare non solo nelle nostre classi specifiche, questo è un discorso ma generale, ma anche nelle nostre classi, quindi c'è... questo è un discorso generale che può essere esteso a tutte le classi del regno. È proprio per questo aspetto subdolo che noi ci siamo, che ha assunto il bullismo. Ci siamo trovati molto spesso a dover spiegare in classe a dei ragazzini non consapevoli di quello che facevano, quello che invece sarebbero stati i risvolti di quei gesti dettati dall'incoscienza, dettati dalla superficialità, dalla non consapevolezza dell'uso del mezzo elettronico. Quindi abbiamo dovuto aprire gli occhi a questi ragazzini, perché quando si clicca il tastino per registrare qualcosa, c'è un mondo dall'altra parte, un mondo intero che guarda dentro quella finestra che tu hai aperto e che è pronta a fare di te un oggetto di scherno di questo mondo virale. Quindi bullismo e cyberbullismo sono due realtà fortissime che vanno combattute assolutamente, e voi ragazzi dovete avere la forza di denunciare gli accaduti, non è vero Riccardo? Aprite gli occhi quando fate qualcosa e domandatevi dove vi porterà questo gesto che sto compiendo. So di essere stato una persona molto fortunata, so che alcuni ragazzi vengono picchiati, derisi, pesantemente insultati. So che alcuni ragazzi smettono di andare a scuola. E so che forse anche questi ragazzi mi ritengono fortunato. Beh, quando avete 12, 13, 14 anni, il vostro carattere in formazione, la vostra autostima in formazione, tutto fa male. E ai tempi ho fatto male. Però io sono qui. Mi sono diplomato con 93 su 100, grazie all'aiuto anche dei miei professori che hanno creduto in me, nonostante le lacune nelle materie scientifiche. Se sei una vittima di bullismo, non tacere, parla. Ci sarà un genitore, un insegnante, lo psicologo della scuola, qualcuno di cui ti fidi. Per quanto siano dei ragazzi più grandi di te, sono pur sempre dei ragazzi e non possono farti nulla più di quanto non abbiano già fatto. Denuncia il bullismo, non tacere. Domani sarai un adulto più forte. Vi ringrazio per aver visto questo video. Vi ricordo, per chi non è iscritto, si può iscrivere al mio canale. Io sono Riccardo. Attivate la campanella per non perdere i prossimi video, perché mi interesso molto spesso di temi sociali. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!